Buongiorno a tutti, eccoci per il 12° appuntamento di GP On Air. Ripartiamo insieme, programma voluto da Galleria Progetti in collaborazione con Radio Super Sound, che parla di questo periodo che stiamo affrontando con il coronavirus, che stiamo combattendo, e in prospettiva. Ripartiamo insieme, l'hashtag per pensare alla Sardegna che verrà, la Sardegna che deve cercare di trovare le ricette per uscire dal momento di difficoltà che ci sarà certamente in conseguenza di questo blocco di 2 mesi che ha portato chiaramente un po' le aziende a doversi rallentare, se non fermarsi del tutto. Quest'oggi nutrita presenza femminile, con però anche un rappresentante dell'altro genere, cioè Roberto Mudu, è un commercialista che ci parlerà di tutte quelle che sono le strategie per avere gli incentivi di questo periodo, ma soprattutto per come ricominciare. In particolare attenzione verrà dedicata ai beauty, ai parrucchieri, agli estetisti, di cui Roberto Mudu si occupa giornalmente, non solamente in Sardegna, specializzato proprio in questo settore. Ci parlerà un po' anche di quelle che sono le contromisure che sarà necessario adottare per ripartire strutturalmente nel modo giusto. Proseguiremo con Carla Medau, sindaco di Pula, in prima linea per tentare di capire quale ricetta per tentare di salvare la stagione turistica, e non sarà una cosa facilissima, ma anche per leggere un po' la situazione e cercare delle alternative a quella che è l'economia turistica, per evitare di trovarci spiazzati proprio in conseguenza di un eventuale blocco. E infine l'artista per eccellenza Elena Ledda, la voce della Sardegna, che ci parlerà del suo coronavirus e soprattutto di quelli che sono i dati per l'indotto legato ai concerti, agli artisti, alle diverse iniziative che si fanno in Sardegna, che sono legate strettamente anche alla conoscenza dei diversi posti e alla promozione del territorio. Tra poco tutti insieme con GP On Air per trattare questi temi. Con noi a GP On Air Roberto Mudu, dottore commercialista specializzato in un particolare settore, tra poco lo scopriremo. Buongiorno Roberto. Ciao Vittorio, buongiorno a tutti. Roberto Mudu si occupa soprattutto di assistenza a parrucchieri, centri estetici e compagnia, uno dei settori che in questo momento è del tutto fermo e che quando dovrà ripartire anche con 1000 problematiche legate alla presenza contemporanea di clienti nei locali, è così Roberto? Assolutamente sì, sicuramente è un periodo abbastanza complesso, abbastanza difficile, perché comunque non ci sono tantissime informazioni sia per quanto riguarda il rientro sia per quanto riguarda l'accesso alle diverse agevolazioni che ci sarebbero in teoria, ma poi concretamente è sempre difficile riuscire ad arrivare, quindi l'incertezza porta sicuramente un po' di difficoltà di reazione, ma sicuramente bisogna tenere duro, perché comunque il rientro sta per arrivare, perché è proprio notizia di ieri che potrebbe addirittura esserci dal 4 maggio, anche se io mi attendo che ci siano comunque delle differenze tra regione e regione, quindi mi aspetto che possa essere tra il 4 e metà maggio e non a fine maggio come era stato paventato all'inizio, che sarebbe stata una data abbastanza difficile, perché un altro mese senza lavoro avrebbe creato tante difficoltà a molte aziende, appunto come quelle che seguono il settore dei rimbiuti, i parrucchieri, i centri estetici, insomma chi opera in questo settore. Senti, ci sono due ordini di problema. Uno è legato anche alle risorse da mettere in campo per facilitare la ripresa di questi centri, e l'altro è l'investimento che dovranno fare per poter garantire le misure di sicurezza. Due aspetti paralleli che non sono di poco conto. Sì, allora il mio consiglio è questo. Innanzitutto cercare di avere tutte le agevolazioni possibili. Quindi prima accedere al bonus dei 600 euro da parte dell'INPS, doveva arrivare per tutti dal 15 al 17 aprile, però purtroppo diversi titolari di azienda sono rimasti fuori, quindi sia titolari che collaboratori familiari o soci di società sono rimasti fuori e si aspettano che nei prossimi giorni venga accreditato l'importo sul conto corrente di 600 euro. Poi ci sono anche dei contributi da parte della regione, però non vengono erogati direttamente dalla regione, ma vengono erogati dai comuni. Quindi il consiglio è quello di verificare se il proprio comune ha già
pubblicato il bando che prevede un contributo di 800 euro che, seppur cumulabile con quello dei 600 euro, può essere accreditato solo per la differenza se già ricevuto quello di 600 euro. Quindi chi ha ricevuto il bonus di 600 euro può accedere alla differenza, quindi 200 euro. Oppure se ha un nucleo familiare più numeroso può accedere anche a ulteriori 100 euro per ogni componente aggiuntivo rispetto a un limite che è stato posto. Comunque consiglio di verificare il bando del comune. Poi c'è la possibilità di accedere al finanziamento senza garanzia, cioè garantito al 100% dallo Stato e senza istruttoria da parte delle banche, con tasso di interesse che, se prima era stato detto zero, adesso dovrebbe essere invece tra l'1,2 e l'1,8%. Questa è le mie informazioni. È sicuramente un buon strumento per chi ha necessità di liquidità, ma sicuramente anche per chi vuole effettuare degli investimenti potenzialmente produttivi per il futuro, quindi è un'ancora di salvezza momentanea, ma che potrebbe essere anche utilizzata per la ripartenza, soprattutto per quegli investimenti di sanificazione e acquisto di mascherine e vari dispositivi che oggi nei saloni, parrucchieri e centri estetici sono fondamentali, ma comunque in generale per le aziende. Si parla di indebitamento. Principali strumenti. Si parla però ancora di indebitamento, cioè nel senso che comunque sia l'imprenditore può accedere sia a questi fondi, ma sono fondi da rendere. Si era parlato a un certo punto anche della possibilità però di immettere risorse al di là dei 600-800 euro del momento, cioè anche con delle agevolazioni fiscali che potevano fare in modo che di quello che guadagni insomma te ne rimanga di più al di là del quando poi vai a pagare le tasse. C'è qualche indicazione in merito? Perché mi pare che sia stata quasi messa a tacere questa seconda voce. Allora, ti dico innanzitutto, per quanto riguarda il finanziamento, tante aziende avevano difficoltà ad accedere prima di questo momento. Il fatto che sia garantito al 100% potrebbe essere positivo, ma soprattutto il fatto che i primi due anni le rate saranno di poche decine di euro. Questo potrebbe portare proprio a riuscire a utilizzare questo, spostare in avanti qualche pagamento per poi ritornare a pieno regime nell'attività, lavorare sulla produttività, lavorare bene, soprattutto cercare di capire quanto bisogna produrre per risollevarsi, e a quel punto, passati due anni, si inizieranno a pagare delle rate per altri quattro anni. Per chi chiede 25.000 euro potrebbero essere circa 550 euro di rata, però avendo avuto due anni per riuscire a risollevarsi, quindi è comunque una scelta imprenditoriale. Su altre misure è possibile avere ad esempio un credito d'imposta sull'affitto, ma per adesso solo l'affitto di negozi e botteghe, quindi il C1 e non il C3 che sono laboratori artigianali o anche studi professionali che sono rimasti fuori, ma si spera che con il nuovo decreto vengano comunque a essere riammessi anche a questo credito d'imposta, che comunque è sempre un'agevolazione perché si utilizza immediatamente senza fare una pratica nel momento in cui si devono versare imposte, che sono state tutte sospese e rinviate, una parte al 31 maggio, una parte al 30 giugno, sia in unica soluzione che in 5 rate, per semplificare il tutto. Poi chiaramente dei casi sono veramente complessi. Non sono semplicissimi da leggere, insomma, c'è bisogno del commercialista per riuscire a interpretarli. Purtroppo anche noi commercialisti, e faccio assolutamente un messaggio a tutta la professionalità degli autori commercialisti che appunto lavorano tantissimo per cercare di supportare i propri clienti in un momento così difficile. Quindi veramente bisogna capire che oggi più che mai bisogna stare vicini ai propri clienti ed essere da supporto. Un po' quello che sto facendo io stanno facendo veramente in tanti, dandosi veramente da fare. Senti Roberto, si lavora in condizioni difficili, Vittorio. Lo immagino. Senti Roberto, ma in prospettiva, anche guardando adesso, slegandoti un po' da quelli che sono i consigli che devi dare ufficialmente, la defiscalizzazione potrebbe essere veramente una delle soluzioni per riuscire a rilanciare l'economia dopo uno stop di questo tipo, peraltro in Sardegna un'economia che già faticava parecchio. Al di là del tuo settore, in questo caso. Ti dico assolutamente sì, in generale dico che comunque riuscire ad avere un periodo
di ripartenza senza pesi fiscali diventa fondamentale, anche perché arrivare a giugno-luglio e dover pagare delle cifre molto elevate, avendo utilizzato magari quegli importi che erano stati messi a risparmio per essere poi pagati in dichiarazione, per sopperire alla difficoltà di liquidità e a tanti pagamenti che comunque in questi mesi erano comunque dovuti, ora comporterà dei problemi. Quindi defiscalizzare, eliminando tutta una serie di pagamenti, di imposte che vanno da luglio a novembre, e rinviarli e magari appiattirli in un periodo di 12 mesi, oppure eliminando addirittura gli importi, o per il 50% o per il 60%, insomma una manovra che vada veramente incontro alle difficoltà sarebbe assolutamente necessaria. Quindi vado incontro alla tua richiesta e la provo. Senti, un tema libero per concludere, un messaggio che vuoi mandare? Ma io dico oggi che le aziende si devono organizzare. Si devono organizzare cercando di cambiare la mentalità da quella artigianale, quindi che è basata solo sul lavoro, a quella anche imprenditoriale, iniziare a avere dei ruoli di supporto come il commercialista e il consulente del lavoro a proprio fianco per riuscire a prendere le scelte giuste dal punto di vista imprenditoriale. È possibile anche gestire la propria azienda, conoscere i propri risultati, i propri numeri per gestirla al meglio. Molto spesso non si conosce l'azienda, si lavora e basta, si va incontro a difficoltà, a debiti. Secondo me si può diventare un po' più forti anche nella gestione aziendale per riuscire a darsi una maggiore soddisfazione, soprattutto per affrontare momenti di difficoltà, perché poi le difficoltà sono tante e la carenza di informazioni pure, come ad esempio capire come si deve tornare in salone e quali dispositivi attivare per riuscire a lavorare in perfetta sintonia con la clientela e soprattutto con le giuste cautele per dare sicurezza alla clientela, dare sicurezza a se stessi, ma anche sapendo che l'azienda sta navigando in una direzione giusta e che il pilota automatico li porterà a un traguardo soddisfacente, non magari a trovarsi difficoltà anche tra 12 mesi. Quindi oggi massimo supporto deve essere richiesto e preteso. Grazie Roberto, grazie del tuo intervento, ripartiamo insieme. Grazie a te, un abbraccio e tanti saluti a tutti. Grazie. Grazie. Nostra ospite a GP On Air, ripartiamo insieme, il nostro hashtag, Carla Medau, sindaco di Pula, è il centro insomma turistico del Sud Sardegna più all'attenzione insomma per quanto riguarda il mondo turistico e la ripartenza dell'imprenditoria. Buongiorno Carla. Buongiorno, buongiorno Vittorio, buongiorno ai radioascoltatori. Senti Carla, Pula chiaramente non può che essere un polo particolare per quanto riguarda il coronavirus, soprattutto in prospettiva rilancio economico. Tu come vedi la situazione? Beh, la situazione la vedo un po' con i chiaroscuro, con i chiaroscuri di un'emergenza che ancora dal punto di vista scientifico non ha mostrato tutti i suoi contorni precisi e di conseguenza anche le soluzioni che si possono adottare non sono altrettanto chiare, perché sono legate proprio all'andamento dell'epidemia e quindi alla tipicità di questo virus che, non avendo ancora un suo vaccino, non ci consente di adottare strategie, diciamo, di ripartenza o di salvataggio della stagione che siano, come dire, accettabili e attuabili. Quindi vai pure. Sì, quindi dico che intravedo una stagione veramente drammatica, soprattutto per la ripartenza dei grandi alberghi. Mentre invece è un po' meno complicata per gli altri esercizi commerciali. Tutti ormai sappiamo che dobbiamo tenere il distanziamento sociale, si devono ridurre il numero dei coperti per quanto riguarda per esempio i ristoranti, anche se la gestione non è così semplice perché comporta i grandi investimenti da parte dei ristoratori e degli operatori economici, e a quel punto lì ci si pone il problema della redditività dell'azienda stessa,
perché chiaro, con minori clienti va da sé che tutto il processo produttivo ne viene evidentemente viene sacrificato, ecco. Ecco, forse proprio a livello di aiuti, dovendo ipotizzare un possibile intervento pubblico, potrebbe esserci questo dell'intervento strutturale, cioè almeno fare in modo che questi costi che sono legati alla situazione di sicurezza dal punto di vista sanitario possono essere scaricati in qualche modo e possono alleggerire l'azienda da quello che spende per poter garantire queste misure, non credi? Assolutamente, credo che si debba andare esattamente in questa direzione. Allo stato attuale gli aiuti che abbiamo ricevuto sono indirizzati esclusivamente ai cittadini e alle imprese, ma sono aiuti ovviamente, come dire, una tantum. Servono interventi strutturali proprio per aiutare le aziende a ristrutturare il loro negozio, insomma le loro attività, introducendo tutti questi elementi che aiutano a contenere il contagio, quindi nuove strutture che garantiscano la sanificazione, l'igienizzazione e soprattutto attività continue per mantenere i luoghi in uno stato di igiene e sanificazione ottimale. Sì, prego, prego. Ovviamente stiamo parlando di risorse davvero cospicue. Certo. Il governo sta sotto pressione dei sindaci, con a capo il presidente Anci De Caro, è riuscito insomma ad elaborare una proposta di contributi anche per quanto riguarda i comuni, in parte per recuperare le mancate entrate, quindi mantenere i bilanci in equilibrio, e con quelle risorse potremmo anche noi comuni poter aiutare in modo significativo le imprese per questa ripartenza economica che è un po' lontana. In un'intervista precedente con Augusto Dittel, che conoscerai, il giornalista, ci ha detto Augusto che in Costa Smeralda ha avuto notizia dai grandi alberghi che non ci sono state ancora le disdette, perché comunque agli occhi esterni la Sardegna risulta essere, per le sue percentuali di diffusione del coronavirus, ancora una terra sicura. Secondo te questa cosa può essere associata magari, che ne so, a un arrivo in Sardegna che possa, sul modello ad esempio di quando noi ci spostiamo in Africa, avere un controllo medico precedente, cioè così come noi facciamo i vaccini antifebbre gialla, antitifo e via dicendo quando andiamo in paesi a rischio, è prevedibile secondo te, è organizzabile un arrivo in Sardegna di turisti con certificati medici ben precisi? Beh, questo direi che forse è la fase 2 o la fase 3. Nel senso che è correttissimo quello che dici, Vittorio, noi potremmo già organizzarci in questo modo, ma correttamente tu parli di vaccini contro la febbre gialla, yeah, contro la malaria, ma noi siamo in una situazione in cui i presidi sanitari che stiamo utilizzando non danno la certezza dell'immunità. E quindi se parliamo ormai di test rapidi, parliamo di presidi sierologici, parliamo di tamponi, ma sono tutti presidi che non danno la certezza dell'immunità al soggetto che entra in Sardegna, e questo crea grossi problemi di potenziale contagio. Vero è che questa reputazione sanitaria che la Sardegna si sta costruendo, proprio perché fortunatamente non siamo stati colpiti dal virus in modo pesantissimo, ci può essere utile per costruire, come dire, un'offerta turistica per il futuro. Ma è evidente che in assenza di un vaccino la comunità scientifica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non darà il via libera, diciamo, agli accessi nei nostri territori, perché sarebbero accessi dal punto di vista sanitario non certamente sicuri. Senti, in una situazione come questa il nostro hashtag Ripartiamo Insieme, quanto conterà essere legati, cioè fare sistema, fare rete tra le diverse aziende, le diverse tipologie d'azienda, per poter rilanciare la nostra economia, partendo dal fabbisogno, chiamiamolo locale, regionale? Direi che lavorare in una direzione univoca è senz'altro tutto, se posso dire.
Ripartire insieme dà veramente il senso di un'organizzazione e di avere una rotta sicura, cioè di avere un orizzonte di senso che sia, come dire, accettato da tutti. Vero è che però le situazioni non sono tutte uguali, questo lo dobbiamo sottolineare. Ciò che può fare una grande struttura, un grande albergo in termini di riorganizzazione del suo lavoro può non essere consentito alle piccole realtà. Ecco, questo significa che per ripartire tutti insieme dobbiamo avere tutti quanti la possibilità di riorganizzarci con quei criteri di sicurezza sanitaria ai quali non tutti possono accedere, soprattutto per le ridotte dimensioni patrimoniali ed economiche di cui così come appunto sono strutturati. Quindi ecco perché serve un'iniezione, diciamo, di risorse che possa consentire a tutti gli imprenditori di ripartire allo stesso livello. Credo che si comprenda perfettamente che dovremo assistere a una moria di piccole imprese, spero il minor numero possibile, ma certamente questa emergenza lascerà qualche dolore, qualche sacrificio di diverse aziende sarde. Eh sì, Carla, è proprio così. Ti ringrazio dell'intervento e buon lavoro, tu che sei sul fronte, praticamente sei in trincea in questo momento. Sì, siamo in trincea, ma cominciamo a vedere all'orizzonte qualche raggio di sole e stiamo lavorando per il futuro, stiamo lavorando per la prospettiva. I cittadini hanno capito che abbiamo tutte le carte in regola per reagire, lo dobbiamo fare con grande volontà ma anche con grande lucidità. In questo momento servono risorse e con le risorse anche la progettualità sicuramente può avere un risvolto ben diverso. Grazie Carla, buona giornata. Grazie a voi, grazie e buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Il nostro ospite è GP Oner Elena Ledda, la voce della Sardegna, una delle voci più conosciute della Sardegna. Buongiorno Elena, come stai? Buongiorno, direi abbastanza bene, nonostante la mia colonia penale, diciamo che è abbastanza comoda, spero che anche voi stiate bene. Senti, colonia penale che ti porta probabilmente a dover riorganizzare i tempi, i modi della tua giornata, no? È così? Allora, io devo dire che non mi pesa moltissimo stare in casa, perché io sto moltissimo in casa, spessissimo, quando non lavoro, diciamo che non sono una che va molto in giro, però chiaramente è una condizione particolare, perché sto in casa per scelta, so che se ho voglia di andare al cinema, di andare a teatro o ancora meglio trovare mia madre, posso andarci. Questa cosa di avere anche mia madre che è abbastanza vicino, ma di non poter andare, non ci posso andare, teoricamente potrei anche perché è così vicino, ma non ci voglio andare, mia madre è molto anziana, voglio evitare che abbia contatti pericolosi, per quanto anch'io sia in casa da 2 mesi, però non si sa mai, sai, le persone a rischio bisogna in qualche modo coccolarle un po' di più e proteggerle soprattutto. E quindi dicevo, la scelta è strana, io vivo sempre con l'idea che devo fare in fretta, fare le cose che sto facendo, perché poi devo fare altre cose, devo partire. Siccome io vivo sempre con l'idea con la paura di non riuscire a finire in tempo le valigie, di non riuscire a finire, questa cosa ce l'ho ancora, cioè che mi sveglio la mattina e cerco di fare in fretta, perché poi come se dovessi fare altre cose, che invece non ci sono in qualche modo. Senti, che idea ti sei fatta di tutta questa situazione? Siamo caduti dentro un film all'improvviso senza rendercene neanche conto. Guarda, la sensazione è stranissima, perché è una specie di incubo, è una situazione di tempo sospeso che e quindi anche il cervello non è vero che è più creativo, anzi io sono più creativa nel disordine. Tutta questa cosa di stare fermi mi ha fermato anche il cervello, cioè il sapere che probabilmente soprattutto il nostro settore, quello della creatività, dell'arte, sarà l'ultimo a riprendere. È stato il primo che si è fermato, perché in verità i negozi, tutte le attività, le attività industriali sono state fermate a un certo punto, ma noi i concerti erano stati fermati
anche già da qualche tempo prima, e sicuramente saremo gli ultimi a riprendere. C'è grande preoccupazione in merito a questo. Ho sentito diversi tuoi colleghi, da Piero Marra, Sagitti Cameda, Enzo Favata, e un po' tutti manifestano questa preoccupazione, ma non solamente per se stessi, soprattutto per l'indotto. Ma per noi stessi, guarda, ti posso dire che bene o male tutte le persone che hai nominato in qualche modo potrebbero, perché ognuno fa, di stare fermi qualche tempo. In verità quello che preoccupa a noi tutti è l'indotto, anche perché è un indotto pazzesco, ma le persone che lavorano intorno a noi, perché ormai lo dicono tutti, io non vedo altre che dirette di Tosca, di Tiziano Ferro, di Emma, di tutti i cantanti di qualsiasi ordine e grado, che fanno un appello per tutti i tecnici che lavorano con noi, con tutte le persone, i tecnici del suono, i tecnici luci, quelli che guidano i camion, quelli che montano i palchi, quelli che vanno ad affiggere i manifesti, i grafici, le tipografie. È tutto un mondo che in questo momento è totalmente fermo, immobile. E non assistito, non riconosciuto quasi. Se non chi ha la partita IVA, insomma. Bravo, insomma, chi non solo chi ha la partita IVA, ma chi ha le giornate, chi ha la fortuna di lavorare con gente onesta e anche con gente che, oppure anche loro che ci hanno pensato. Io ne sono 30 anni che urlo questa cosa ai miei colleghi, ai ragazzi: mettetevi in regola. Ora chiaramente quelli che erano un minimo l'hanno avuto, gli altri non avranno niente, ma qualcuno è vittima di questa condizione, nel senso che ti chiamano, non ti versano i contributi e quindi non esisti, sei trasparente. Altri, molti anche direi, lavorano in nero. Questa cosa chiaramente è una cosa che dovrà finire, perché ci dovremmo rendere conto che anche lavorare in nero in questo momento, si è visto cosa ha creato, mancano soldi per la sanità. Quando tu lavori in nero stai sottraendo soldi alla sanità, stai sottraendo soldi alla scuola, stai sottraendo soldi alla possibilità di vivere tutti più sereni. Però c'è un aspetto culturale importante, che di fronte a un virus ci dovrebbe essere la cosiddetta livella di Totò, cioè ogni uomo, indipendentemente dalla propria classe sociale, è di fronte al pericolo, al rischio che possa contrarre il virus. Ci sarà maggiore sensibilità di chi può di più e di chi detiene il privilegio in futuro verso chi invece in questo caso... Guarda, io ti dico che in questo caso mi è sembrato che chi poteva sta dando tanto. In verità la livella è, in questo senso sta funzionando, nel senso che vedo donazioni meravigliose, gente che sta, anche ieri sera c'era questo concertone meraviglioso in America, insomma, che ha raccolto una marea di fondi, o tutti stanno dando in qualche modo. La livella non arriva quando, per esempio, anche nel mio piccolo, io a casa mia sto bene, ho una casa con giardino, con verande, quindi passeggio, vado. Chi vive in 30 metri quadri, capisci bene, tosta, che l'isolamento di 2 mesi è tosta, è diverso. Quindi non è vero che tutti, io continuo a dire siamo a casa, ma io capisco anche che se vivi in 30 metri quadri e hai anche un bambino o due, incomincia a essere un po' pesante, cioè deve essere difficile, bambini che devono collegarsi con gli studi, magari hai 2 o 3 figli, oppure tu devi lavorare e hai solo un computer. Ci sono tante cose, insomma, che però non è colpa di nessuno, non è che possiamo fare come quelli che vanno in televisione e cominciano a urlare contro Conte, cioè purtroppo nessuno si aspettava una cosa del genere, cioè chi mai poteva pensare che... Cioè, avevamo la vita organizzata fino all'anno prossimo e così andava, cioè non ci possiamo. Ci troviamo tutti con i figli in casa che erano sparsi per il mondo, che non si sa quando potranno tornare. Altro grande dramma, perché si è parlato solo degli studenti che erano in giro a studiare, ma si è parlato poco dei ragazzi che invece erano andati fuori a lavorare e sono trovati disoccupati, sono dovuti tornare così
dalla mattina alla sera cercando aerei per tornare, perché non erano in grado di pagarsi più un affitto, di pagarsi c'è un sostentamento all'estero. Tu hai un'idea di come ripartire? Cioè, noi abbiamo come hashtag Ripartiamo Insieme. C'è un'idea dal punto di vista economico, secondo te, che deve essere quasi fondamentale? Fondamentale. Se ce l'avessi mi candiderei a Nobel per l'economia. Ma no, io non ce l'ho e mi auguro, posso solo augurarmi qualcosa. Mi auguro che ci sia più equità, che ci sia davvero, cioè che in questo momento non approfittino come sempre, che non approfitti la malavita, esatto. che non ci sia egoismo ancora di più, perché sai, nelle situazioni così difficili vengono fuori i cuori belli, ma vengono fuori anche le anime cattive. Certo, cioè, vengono fuori anche gli sciacalli, vengono fuori quelli che dice va bene stare in Giovanni, diciamo, no? L'egoismo, certo, l'importante è che certo. Quindi io mi auguro invece che quando riprenderemo, io parlo del mio settore e poi ognuno, che non ci siano più musicisti che devono andare a suonare 50, a 50 euro senza, per ripeto, purtroppo spesso per loro scelta, no, non sempre, ma a volte sì. Che non si accontentino, capisci, di queste cose, che non vadano, che capiscano che se contribuiamo tutti è più facile nel momento del bisogno. E così muratori, così falegnami, cioè tutti devono lavorare con dignità, cioè in modo che se succede qualcosa come è successo, hai la possibilità di avere un aiuto, di non essere trasparente, capisci? Così si è scoperto una cosa che tutti sapevamo, che il 50% degli italiani lavorano in nero. Sì, si è scoperto. Sì. E quindi che il problema più grande non sono questi 600, le persone che prendono 600 euro e sono poche, si è scoperto che c'è una parte molto più grande che non può chiedere niente perché non esiste. Questo. E quindi può solo andare alla casa a chiedere un patto caldo. Un patto caldo, bravo. Ripartiamo insieme, Elena, grazie del tuo contributo, sempre puntuale. Grazie a acuta. Voi e volevo dire ai miei altri amici artisti che è bellissimo che suonino, che facciano tutti quei concerti, però torniamo in teatro, è bello che lo spettacolo si faccia nei posti dove deve essere fatto, quindi non capisco che può aiutare che uno si metta con la chitarrina in casa a dare un po' di sollievo, però quando facciamo questa cosa i nostri tecnici, i nostri collaboratori sono a casa, quindi cerchiamo di tornare tutti insieme in teatro prima possibile. Grazie Elena, un abbraccio. Ciao, buona giornata anche a te. Ciao. Buona giornata. Ciao. È tutto anche per oggi, appuntamento a venerdì alla medesima ora alle ore 12 con GP On Air. Ripartiamo insieme.